Ok, quindi esploriamo. Dov'è il mouse? Perché sparisce? Esploriamo un po' con qualcuno. Posso aiutarti, straniera? Allora, cosa si può fare di bello qui in città? Ci sono un sacco di cose da fare, basta che non infrangi la legge. C'è l'emporio di Killian Dark Waters, dove puoi fare degli acquisti. C'è il casinò di Gizmo. E se ti piace giocare d'azzardo, se vuoi farti una dormita, puoi andare alla Crash House di Marcelles. O se vuoi farti soltanto una bevuta, puoi andare allo Scampit. Cerca solo di non fare troppo chiasso. A me piace fare chiasso, non ciao. Ok, pensavo mi potesse dire qualcosa di utile. No, entriamo qui dentro. Ma perché il mouse sparisce ogni tanto? Tu mi sembri il capo. No, è lui il capo, mi sa. Vediamo. Il capo è un grand'uomo, non sei tu. Questo è Junktown. Ok, la gente si incazza magari se gli apro le cose. Sei tu il capo? No. Vabbè. Nessuno di loro è il capo, sono guardie generiche. Sono occupato. Non mi sembra che tu stia facendo niente. Posso aiutarti? Chi sei? Sono Andrew, il guardiano della prigione. Che cosa stai facendo? Faccio la guardia alla prigione per evitare che dei malintenzionati entrino e soprattutto escano. Perché impedire alla gente di entrare nella prigione? Qualcuno potrebbe lasciare qualcosa per favorire la fuga di un prigioniero, o qualcuno potrebbe rimanere chiuso dentro e rimanere bloccato finché non si trovano le chiavi. Oh, buona giornata, e sta lontano dai guai. Ok, quindi immagino di non poter aprire qui. Hai un aspetto appetitoso, mi devo preoccupare? Questo letto è stato usato così tante volte da essere gravemente usurato. Inoltre, qualcosa deve essersi infilato tra i materassi. E deve esserci pure morto. Mio Dio, che schifo. Hai la materassi. Un ospedale. Come butta? Bene, e tu? Cougar sta sempre bene. Ehi, volevo sapere, devi parlare col mio uomo, Flash, laggiù. Lui può aiutarti. Sarebbe questo qua? Non mi vuole parlare. Sono Doc Morbid. Posso aiutarti? Morbid. Un nome e un programma. Sì, non ho bisogno di cure mediche, ma volevo farti delle domande. Vediamo se ho bisogno d'aiuto. Fammi dare un'occhiata, è praticamente una salute di ferro. Per la vista sono 10 dollari. Cosa? 10 tappi per dirmi una cosa del genere? Stai scherzando, vero? Io non scherzo mai, specialmente quando si tratta di traumi fisici. Se non vuoi pagare, sarò costretto a passare ad altre forme di compenso, molte delle quali sono molto più dolorose del semplice pagamento in denaro. Vabbò, tieni i tuoi soldi, non voglio. Ma che stronzo, ma io volevo farti solo delle domande. Che stronzo. Cosa diavolo tu fai qui? Mi manda il tuo capo. Non parlarmi in quel modo, idiota. Sono venuta a vedere come te la cavavi. No, sono venuta a vedere. Bene. Che cosa stai facendo? I pezzi di corpi quasi pronti sono per andare a Hub. Ma certo, è per questo che sono qui. Per cosa? Per Bob, da vendere, come cibo. Perché tu me lo chiedi? Non ero certa che Bob prendesse la sua carne umana proprio da qui. Così ci vediamo. Quindi, questi qua vendono carne umana al primo che passa. Ma forse non mi conviene rubare da qua? Se io salvassi un attimo. Facciamo un salvataggio nuovo e chiamiamolo prove. Prove stupide. Ok. Vieni, fruga. Uno spiedino. Di cosa non lo vogliamo sapere?
Nessuno si è incazzato. Ok. Tavolo, e qua? Un armadietto. Lo posso aprire? No, ti devi togliere, Ian. È chiusa a chiave. Scassino? 60%, vediamo se ci riusciamo. Non fare tu casino con roba di dottore. No, non vuole. Va bene, va bene, va bene. Andiamoci. E no, voglio. Come facciamo a salire? Ok, facciamo finta di niente. Facciamo i vaghi. E qui siamo stati, mi pare. Questa è la seconda area. Mi pare che sulla mappa. No, automappe. No, vabbè, non era quello che volevo vedere. Non mi ricordo come si fa o non si può, quindi non fa nulla. Non è bellissima Junktown? Mi sento anche un po' in colpa a rubare roba a questi poveri cristi. Questo è l'emporio di Killian. Killian è un brav'uomo e qui troverai un sacco di roba interessante. Mi fa piacere. Lui è Killian. Parete in legno, non vedi niente di strano. No, 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 no! Volevo osservarli. Un tavolo di legno abbastanza nella norma. Guardia di Junktown. Can I help you? Can I help you? Chi My sei? name's Killian. Killian Darkwater. I'm the mayor of this fine town. And who might you be? Sono Gwendolyn. Che te ne frega? Sono Gwendolyn. E lui non gliene frega una mazza, infatti. Questo negozio è tuo, le domande intelligenti del secolo. Che ne diresti di parlarmi un po' di questa città? Well, Junktown's not much, but it's home. Mostly we trade with people or let them forget their troubles for a bit. Of course, we have our share of problems. From outside, we've had the occasional to-do with the cons, but they've been pretty quiet lately. Inside, trouble's been from the skulls, and I hear some strange things happening down by the hub, but they haven't affected us yet. Knock on my mother-in-law's head. Facendo i debiti scongiuri. Questo negozio è You tuo? bet. May not be as big as some in the hub, but people usually find what they're looking for. Take a look around. Ok, no, volevo farti altre domande. Well, howdy. What Cosa can I c'è do di for bello you da queste today? parti? Oh, we got tons to do. The scum pit's on the east side by the entrance. Great drinking place. Gizmos is near there. And if you're hurting, Doc Morbid's your man. No, vabbè, grazie. Ma questi si offendono, ci mancherebbe questo. Baratta. Ok, no, per ora siamo a posto. Parlami. Well, the hub's the main place for trade. Anything you don't find here, you'll probably find in the hub. Not sure how safe it is nowadays with all those strange things going on. Oh, I really couldn't tell you. No. Gizmo owns the casino, named it after himself. Be very careful around him. The Skulls are a bunch of punks who work for Gizmo. They don't cause that much trouble, but me and Lars keep an eye on them. Now, Lars heads up the guards here. He's a good guy, pretty trustworthy. Dov'è questo Lars? No, ok, crunch. Sarà meglio che vada. Immagino che non possiamo entrare qua, vero? Ok, vedete che non mi ricordavo molto queste cose. Ah già.
Ian, stai attento. Listen, thanks for saving my life. It's a mighty brave thing to do. Now, it looks like we've got ourselves a situation here. I know Gizmo's behind this, but I need proof. You interested in helping? Io? A cosa ti potrei mai servire? Non potresti trovare qualcun altro? Io sarei piuttosto impegnato. Io? A cosa ti potrei Now, if mai I get servire? proof, the people of Junktown will kick him out. The way I figure it, need to either plant a bug at his place or wear a wire and get him to confess to you. Can you handle that? Io cosa ottengo in I'll tell you cambio? what, anything in the store, even the most expensive, it's yours. No charge. If it's a gun, I'll give you all the ammo you can carry. Does Wow. that sound fair? Ok, sì, lo farò. All right. I owe you. Here's the bug and the wiretap. You let me know when it's done. And good luck. Ok. Thank you. Posso saccheggiare il morto o qualcuno se la prende? No, no, il morto. Dov'è il nostro inventario? Fucile da caccia, figo. Ian, seguimi. Salviamo. The Crash House Hotel. Bello grande. Il rumore delle porte mi pare che sia simile a quello delle casse in Baldur's Gate. Benvenuto alla Crash House. Come posso aiutarti, straniera? Cerco dell'acqua. Cerco dell'acqua. Allora dovresti andare alla Scum Pit. Pare che ci sia un sacco di acqua nel loro drink. Ok, no. Cosa posso fare per te? Voglio farti delle domande. Gizmo è un pezzo grosso qui a Junktown. Gestisce il casino e gli incontri di box. Fa un sacco di soldi e compra un sacco di roba al lab. Killian è il sindaco, ha assunto la carica quando è morto suo padre. Ma quindi lui è il sindaco e non può buttare fuori sto stronzo? Lab è il centro del commercio di questa zona. Quasi tutti i mercanti vengono dal Lab. Laggiù ci sono ancora delle compagnie, pardon, che producono varie cose. Se vuoi puoi aggregarti a un gruppo di mercanti e tornare con loro. Ah, pensavo andasse avanti, scusate. Scusa, Junk Town. Questa è Junk Town. Grazie. Non ne so nulla, va bene. Questa non è una signorina che sa qualcosa. Non penso che vogliamo una stanza in questo momento. Voglio andarmene. Che diavolo ci fai nella mia stanza? Ups, scusami, credevo fosse la mia. Va bene, mamma mia, volevo parlare. E questa qua? Questa è fuori, quindi non mi può accusare di nulla. Chi sei e cosa ci fai qui? Mi chiamo Gwendolyn, sono appena arrivata in città, non sono affari tuoi, Baldrac. No, mi chiamo Gwendolyn, sono appena arrivata in città. Mi pare chiaro dal momento che in città tutti sanno che questo è il territorio degli Skulls. Faresti meglio a smammare prima che qualcuno decida di pestarti a sangue. Gli Skulls? E chi sarebbero?
Siamo noi, siamo la banda più violenta della città. In realtà siamo anche l'unica banda della città. Vabbè, ma nessuno sa affrontarci. Quindi, se ho capito bene, siete voi che controllate la città, eh? Puoi scommetterci, nessuno osa intralciarci. Beh, a parte Killian, ma lui è un ganzo, eh? Una specie di sceriffo. Ma per il resto facciamo quello che vogliamo. Chi c'è nella banda? Beh, siamo io, Victor e Shark, che passa il tempo allo Scum Pit. Poi c'è Vinny e un paio di tipi che si fanno vivi di tanto in tanto. Dov'è lo Scum Pit? Oh, lo Scum Pit è uno squallido bar a nord di qui, vicino al casino di Gizmo. Cosa fate di bello voi ragazzi? Andiamo in giro per la città e a volte facciamo un paio di partite da Gizmo o ci divertiamo un po' allo Scum Pit. A volte facciamo qualche lavoretto per Gizmo o per qualche viaggiatore. A Victor piace pedinare le persone. A pensarci bene, forse faresti meglio a stargli lontano. Lavorate per Gizmo? Cosa puoi dirmi di lui? È il ciccione che dirige il casinò. Vorrebbe governare Junktown, ma Killian lo tiene in riga. Paga bene, però. Di tanto in tanto assolda Vinny o Victor per regolare i conti con certi clienti, come lo straniero che si è fatto vivo qualche settimana fa. Perché vai in giro con questi ceffi? Siamo come una famiglia, ci prendiamo cura l'uno dell'altro. E beh, a parte Shark, che rompe sempre qualcosa. E Victor, che guarda le persone con uno sguardo strano. Ma Vinny è ganzo, e facciamo un sacco di roba assieme. Sai com'è? Siamo grandi amiconi. Grazie. Meglio non aprire questa porta. Tu mi vuoi dire qualcosa? No. Sei un contadino e sei occupato. Questa è una guardia. Sono tutti occupati e si fregano di me. E qui cosa c'è? Oh, no, 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 no. A nord, quindi ancora più qua, immagino. Gizmos! Uff! Vedi un cane, sembra che ti stia seguendo. Pare che il cane pensi che tu sia il suo padrone. Guadagni 100 punti esperienza per aver aiutato Phil a risolvere il suo grattacapo canino. Chi è Phil? Ma che bel cagnolino! Ma veramente. Vedi Phil, eccolo qua. Non mi fiderei di quella bestia se fossi in te. Quel coso è un assassino. Lascia stare il cagnolino. Guarda sto stronzo. Solo che. Povero cagnetto. Vai, 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 salva. No, non c'è niente, vabbè. Ho rischiato per nulla. Ok, abbiamo risolto un problema senza neanche sapere che ci fosse un problema. Ora, lo sapete che io ricaricherò ogni volta che il cane morirà, sì? Perché così è. Così sarà, il cane non deve morire. Il casino di Gizmo, un covo di giocatori d'azzardo, è il centro delle attività illecite della città. Fa attenzione, in giro si dice che i giochi siano truccati. Questa è la voce di Dio che ci parla, perché non c'era nessuno qui che ci potesse parlare, almeno credo, non vedo una persona, no. E immagino che Gizmo sia qua dentro, sì, sia questo qua. Ok, allora con chi devo parlare per parlare con. Ma io devo metterlo in qualche modo, sta cimice. Non lo so, vabbè, proviamo. Cosa c'è? Posso farti qualche domanda? Sono in servizio, fai in fretta. Puoi dirmi qualcosa sul tuo capo? Gizmo è un brav'uomo, la paga è buona, il lavoro facile, non fare casini e saremo tutti contenti. Va bene, forse devo parlare con lui. Croupier della roulotte. No, grazie. No, io voglio parlare col capoccia, non voglio parlare con voi, miserandi. Un buon per te. Ma forse posso semplicemente entrare? No, fatemi provare a entrare. Vediamo. Al massimo ci sparano. E che dobbiamo fare?
Ma posso entrare? Ah, no, no, no. Questa è una tipa che... No, niente, posso entrare. Loro sono qui tipo per butta fuori. Non vogliono impedirmi di entrare da lui. What do you want? I'm a busy man. E sei anche un cesso. Allora, sono qui per dirti che il tuo sicario è fallito. No, sono qui per parlarti dell'attentato alla vita di Killian. No. Niente, in realtà, credo proprio che me ne andrò. Vorrei sapere com'è possibile che una persona stupida come te sia ancora viva. Allora, cerchiamo di non farti uccidere subito. Sono qui per parlarti dell'attentato alla vita di I don't Killian. know what you're talking about. Certo che lo sai, hai ingaggiato qualcuno perché uccidesse Killian, ma hai fallito miseramente. Non ricordi di aver assoldato qualcuno perché uccidesse Killian? Stupido grassone. Beh, allora facciamo allora un'ipotesi. Stai mentendo, hai ragione, addio. Facciamo un'ipotesi. So Beh, jazz. diciamo che tu hai provato a uccidere Killian, ma il tuo sicario ha fallito. Questo significa che te ne serve un altro che porti a termine il lavoro. Esattamente, ad un prezzo si intende. Posso ucciderlo più in fretta di quanto tu riesca a sputare. Mi trovo qui e tu hai giusto bisogno di qualcuno da fuori che faccia il tuo lavoro sporco, giusto? Non puoi, cioè, puoi, cioè, perché ho girato il mondo e ho già ucciso parecchia altra gente. Primo questo. All right, we can do this. But you work for me. You better know that nobody ever double-crosses Gizmo and lives to talk about it. You got me. Oh, ma come? Non ti piacciono i doppiogiochisti? Eppure mi sembra che tu abbia la passione per tutto ciò che è doppio. Doppie porzioni, doppio mezzo. Certo, ma prima devo sapere per quale motivo lo vuoi morto. Ho capito, perché lo vuoi morto? E non capisco la differenza sostanziale tra queste due opzioni. Proviamo una seconda. That's easy. I want him dead because he cramps my business. So, what are you doing for me? Potresti ripeterlo, per favore, magari parlando verso la tasca della mia giacca. Certo, è un lavoro come un altro per Good. Return with the dog tags he wears around his neck as proof. And we never had this conversation. You don't mention this to anyone. No one double crosses me. No one. Ok. E cosa è? Questo è lo scam pit. Cos'è qui? Salviamo, mi sembra una cosa pericolosa. Gustafer, l'incontro di oggi è già finito. Ah, una specie di arena. Ogni 3 giorni alle ore 2. Ah, ok, è un'arena, ok. Abbiamo anche questa casetta che non so cosa sia. E c'è questa casina miserabile. Siamo chiusi, torna più... Perché? Ma come siete chiusi? Eh? Che cosa vuoi? Ehi, bella canzone. La tua voce mi fa sanguinare le orecchie. Bella canzone. Grazie, cosa posso fare per te?
Dove ho imparato a cantare? Ah, ho imparato un po' qua, un po' là. Le nozioni di base le ho imparate da un vecchio cantante del hub, mentre alcune canzoni le ho imparate dagli scab di Aditum, nel Boneyard. Per il resto, beh, basta solo un po' di pratica. Fai musica anche da altre parti? A volte vado al hub a cantare. Viaggiando con le carovane, sono stato anche alla confraternita d'acciaio e ad Aditum. Perché me lo chiedi? Puoi dirmi come raggiungere il hub? L'hub? Oh, e ha solo pochi giorni di cammino verso sud, partendo da Junktown, serve altro? Come faccio ad arrivare ad Aditum? Vai a sud-ovest partendo dal hub. L'Aditum è una parte del Boneyard. È una piccola città semi-industriale, non mi piace molto quel posto. Cos'altro vuoi? Vorrei sapere come si arriva alla confraternita. Si trova a qualche giorno di distanza da qui, verso ovest. Non andrei laggiù se fossi in te. Non permettono agli estranei di avvicinarsi, a meno che non viaggino con una carovana di mercanti. Ti serviva altro? Come non detto, grazie, ciao. Ma uff. Dove vedo l'orario? Da qua probabilmente. Sì. Va bene. Questa cosa dell'orario mi rende infelice. Ok. Ma devo vedere. Non è una casa, è un magazzino. Un posto miserabile. Qui? Dai che ci possiamo andare, vieni. Ah, non c'è nessuno. Fruga. Cioè, per una volta che non c'è nessuno. Non c'è neanche niente, però. Niente, niente, niente. Vabbè. E no, allora di qua ce ne andiamo da Junktown. No, torniamo da Killian a questo punto. E mi pare di ricordare cosa succede adesso. Comunque, ho sbagliato. Vieni, vieni, vieni. Qui, qui, qui. Ian, non ti incantare dietro quel barile, grazie. E ok, vieni. Bene, salviamo. Devo assolutamente controllare se c'è un quick save. So, did you get the evidence? Allora, hai raccolto le prove? Certamente. Which, bug or tape? La confessione. Let's hear it. That's the first time I've been happy to hear his voice. Thanks, friend. Now, time for you and me to take care of the other business. Quindi immagino che avrei potuto piantare la cimice nel posto, magari se avessi avuto un personaggio più stealth avrei potuto entrare, ficcargli la cimice e andarmene. Allora, cosa mi dicevo? Scusate, e adesso è il momento che tu e io ci occupiamo di affari. No, allora, no grazie, sapere che Gizmo avrà ciò che si merita e una ricompensa più che sufficiente, anche no. Facciamo qualcos'altro. L'armatura ce l'ho, il fucile a pompa non mi entusiasma, devo essere sincera. Perché se ricordo bene, non mi piace quando si rischiano di colpire altre persone, che non siano quelle che voglio io. Io andrei con tutti gli steampack che hai. Sicuramente criticherete tutti quanti la mia scelta, ma non mi interessa. Well, thanks again. Well, listen, I'm gonna take the guards and run Gizmo and his cronies out of town. I could use another gun. You up for it? Might be good for a laugh. Certo, ne vale la pena anche solo per vedere Gizmo che cerca di camminare per più di 3 metri. Ok, rispondo a Go questo. to Lars at the guard station, he'll fill you in.
Listen, this town owes you. Certo che mi dovete molto, quindi datemi tutti i servizi gratis. Abbiamo guadagnato un livello.